Anche adesso sto vediamo. Capuzzella, come diceva un amico. Capuzzella. Però ci pensa, ci prova tutto a posto. Questo regolamento di conti tra queste bande, e quindi era quasi, era doveroso, insomma, capire perché. Se era, perché l'ipotesi iniziale era di questo, di quello che avviene in tutte le parti d'Italia e del mondo quando ci sono affari illeciti e non ci sono accordi tra bande, anche la cinematografia è ampia, no? Che si sparano dentro uno con l'altro, e così è stato, insomma. Noi abbiamo avuto la fortuna quella volta di avere le pattuglie in circuito, addirittura abbiamo assistito, una nostra pattuglia ha assistito allo scambio di colpi d'arma da fuoco, e uno dei botticelli poi è stato con l'arma in pugno, come dice l'Antolisei, con la spada insanguinata, quindi prova principe. Cipian, scampato al delitto, ha continuato a vendere droga. Sì, perché comunque è un business che rende parecchi soldi. Ed è stato quindi fondamentale la doppia componente, quella investigativa nostra, del luogo investigativo, ma anche l'appoggio, diciamo, territoriale delle stazioni, in particolare Sezze e Latina, dove si svolge, quindi è stato molto importante unire e fondere queste cose, anche perché bisogna dire che molti personaggi che sono emersi, che assumono la sua vicenda, erano spesso insospettabili, nel senso che la domanda proveniva da vari strati, sia da assuntori, diciamo così, abituali, ma anche, diciamo, la strada della popolazione di cui, ripeto, appunto, di insospettabili. Ecco, questi sono gli aspetti particolari che sicuramente sono emersi e che vanno sotto. Adesso vedremo anche la posizione di tutti quelli che consumavano lo stupefacente, tra cui anche qualche insospettabile, incensurato, professionista. Nel corso dell'indagine è stato arrestato anche un avvocato, no? Quindi la struttura, e quindi le pesce più piccole delle organizzazioni, per rifornire invece la massa, appunto, della clientela che contattavano, appunto, i capi dell'organizzazione. L'omicidio Radicioli è un'attività che ha messo in luce effettivamente il movente di questo omicidio, che è riconducibile proprio al controllo del territorio in relazione alla spartizione degli interessi legati proprio al traffico di stupefacenti. Quindi in questo contesto è maturato il grave fatto di sangue, si è partiti con un'attività investigativa fatta ovviamente di intercettazione telefonica, ambientale e quant'altro, e alla fine abbiamo scoperto che effettivamente il territorio di Latina, soprattutto della provincia di Latina, è molto appetibile sotto questo punto di vista. Quindi gli interessi di gruppi criminali sono veramente molto elevati, perché, come ben potete immaginare, la droga rende moltissimo. No, fuori, ma non puoi fermare.